15 agosto 1947, l'India conquista l'indipendenza dalla Gran Bretagna, una vittoria che sancisce tuttavia la contemporanea divisione dell'originario subcontinente indiano in due stati distinti, India e Pakistan, il primo a prevalente popolazione indù e l'altro a maggioranza musulmana. La divisione è all'origine di gravissimi conflitti che culminano in una violenta guerra civile che alla fine del 1947 ha già provocato quasi 1 milione di morti e 6 milioni di profughi. In Asia, la smobilitazione del grande sistema coloniale britannico, che si estende su un territorio di 15 milioni di chilometri quadrati e raccoglie 430 milioni di sudditi, comincia dall'India. L'azione tenace di Gandhi e del Congresso ha posto ormai in termini inconciliabili la richiesta di indipendenza. Subito dopo la fine della guerra, Sir Stafford Cripps compie un'altra missione esplorativa per trovare un soddisfacente compromesso costituzionale, ma si scontra in una irriducibile opposizione circa le future sorti dell'India. Al governo inglese, che propone di costituire una unione indiana, il partito del congresso indù risponde chiedendo la indipendenza immediata. Fallita la missione Cripps, Gandhi, che si propone di portare l'India sotto un solo ombrello, di formare un unico stato sovrano, ordina una lotta di massa su larga scala sulla base della non violenza. Scoppiano tuttavia disordini sanguinosi che continueranno nell'intera India finché il governo laburista di Londra annuncerà di lasciare il paese libero di decidere del suo futuro. Dopo 2 secoli di dominazione britannica, l'ultimo governatore inglese comunica la nascita dello Stato indiano. Nel 1947 un discepolo di Gandhi, Rajendra Prasad, diventa il primo presidente della Repubblica e Nehru capo del governo. L'India decide tuttavia di continuare a far parte dell'associazione di stati che una volta si chiamava Commonwealth Britannico e che ora si chiama Commonwealth delle Nazioni. Sotto la spinta dell'indipendenza indiana, anche la Birmania, Ceylon e la Malesia diventeranno stati liberi e sovrani. Gli ultimi reparti inglesi lasciano l'immenso paese che era considerato la perla dell'impero coloniale britannico. Dopo la loro partenza, nonostante gli sforzi di Gandhi a favore dell'unità nazionale, la parte musulmana della popolazione reclama e ottiene di organizzarsi nello stato indipendente del Pakistan. 5,5 milioni di indù abbandonano le regioni del nord e si spingono a sud, incrociando 6,5 milioni di musulmani che compiono il percorso inverso. L'India è così divisa in 2 stati, l'Unione Indiana, che raccoglie la maggior parte della popolazione, e il Pakistan, il cui territorio è diviso in 2 tronconi separati.